Eravamo arrivati qua. Cheesebridge Area. Godo, mamma mia, come godo. Nonostante questi livelli mi faranno incazzare come mostri, godo, godo, perché... Ehi là, ehi là! Come 5 vite? Ma ogni volta che riavvi il salvataggio non ti salva le vite. Vabbè, è andata così. No! Vabbè. Ne avevo 25, tipo, erano parecchie, vabbè. Ce la facciamo andare bene. Vorrei fare una roba. Vabbè. No! Ecco, guarda che lo piglio nel culo. Guarda, c'è il checkpoint. Vabbè, è uguale, lo si fa così. No! Come erano le ali? Ah, no, erano per Yoshi le ali. La metto. Non è facile. Qua c'è qualcosa, secondo voi? Sì. Non me lo ricordavo più che ti resettasse le vite, ragazzi. Ma anche a questo serve rigiocare... Porco due. Serve rigiocare questi titoli. Se non ti ricordi, sei a posto. Cock. Non so cosa c'entri. Guarda che fa sempre bene, che sono sempre belli, sono sempre divertenti. Ok. Vabbè, 27 onesto. Grazie Raikun. Dare il suo officino preferito. Esiste solo un capitano. Mozzarella e pomodoro, amico mio. '27 si accetta sempre, sì, infatti. Madonna, le talpe che ti inseguono all'infinito, bastardi di merda. No, te... Madonna, lui me l'ero scordato. Vi rendete conto che cazzo... di nemico è quello, cioè... fortissimo. Però bello, Ehi! Ecco che stavo imparando a volare. Finalmente. Facciamo così perché mi sarei anche un po' rotto il cazzo. Vedi che c'è qualcosa. Aspetta, dopo provo. Eccomi. Turutun, turutun. Tanto andiamo di qua. Cos'è? Una... Forse una shortcut per il... So, sto potere è rottissimo. Sì, sempre stato rotto. Oh oh! Mamma mia, che rischi. Parapapapapa, paraparapa. Poi pla... Eccoci qua. Però mi ridai la... La ridai la fa... Yoshi. Ok. Godo. Godo. Che soddisfazione dava mangiare le mele, madonna. Che è? La nuvoletta, no? No. Ah, eccola qui, sì. Non ci posso montare, Poppy? Ok. Bellina, non voglio niente dalle monetine. È proprio carina. Bisogna aspettare un po', qua. Buono. Godo. I migliori poteri sono a me adesso. C'ho tutto, praticamente. Il fiore, la foglia e Yoshi. Merda, ho fatto la cazzatona. Ma in realtà, ti dirò. Ah, livello rosso. C'è qualcosa che ho perso. Sopra no, a quanto pare. Ah, ecco cosa c'era. Bellissimo. Tatti, tu già le ali, è vero. Tu. Sì, bravo, però sei un coglione. Bellissimo, bellissimo. Bellissimo, ma sembra anche parecchio demoniaco. Tu. Quanta varietà c'era nei livelli di questo Mario, raga. C'era di tutto. C'era veramente qualsiasi cosa. Guarda, lo sapevo che facevano i pezzi di merda. Yoshi! Ah già, che avevo skippato prima. Dai che sei da qui. No, non era lì! Era lì, l'avevo trovato. Ma dove sono finito?
Maremma maiala. Ma ti pare che... Ho trovato un altro passaggio. Che non credo fosse una strada alternativa, anche perché il livello era già bello e fatto. Super Nintendo, che mi fa incazzare. Guarda quante pulci ci sono qua. Yoshi, stai attento a non farti si colpire. Se no so casini e mi incazzerò, sì sì. Yoshi di merda, Yoshi di merda, Yoshi di merda, Yoshi di merda. Mi fa incazzare, Marco con Yoshi, Marco, Marco, Marco Yoshi, sì. Ce l'ho fatta. Forse non era quello il potere, che mi, cioè non era quella la strada alternativa. Sì raga, ma passare da sotto è improbabile, cioè devi volare. Ma che cazzo di trick è, cioè? No, non penso raga. Godo! E avete visto anche un oggetto rarissimo, le tre vite, la luna. Bellissimo. Fighissimo, bellissimo questo Soda Lake, bellissimo. Ed ecco la zona segreta. I torpedini maledetti. I pallottoli Bill sott'acqua. Tanto vedete delle robe che raramente riappaiono nei vecchi Mario, eh. Molto figo. Bravissimo, quello che mi serviva. Con le manine alla Topolino, tra l'altro. Nere con i guanti striati. C'è ancora rosso, però. Ma il rosso, ragazzi, credo che sia semplicemente strada alternativa. Ops. Ora dopo controllo, comunque. Se no si vedrà. Dario! Mamma mia, che tontolone. Sei un tonto. Sei proprio un tontolone. E lo sai anche tu. Tonto di merda. Muori bastardo infame. Vabbè, dai ora. Però non svilire così. Bastardo infame. Perfetto. Sempre più stronzi sono sti livelli. Che poi i torpedi ne partono tranquilli e poi ti arriva nel volto a 100 km orari. Vai. È andata così. Grazie il canto, grazie Canyon di Torinco per il gift. Oh, ho scoperto il primo, la prima Star Road. Allora, mamma mia la Star Road, ragazzi. Che ansia. Ecco qua. Vabbè. Ma non era. Grazie Piano Region, grazie Ciro Meccanico. Non erano difficilissimi i livelli. Mi ricordo che erano difficilissimi. Ah, ecco. No. Aspettate, voglio provare a fare una cosa, raga. Anche perché sono rossi i livelli, eh. Che cazzo serve sta pill? Vabbè, però lasciamo perdere, poi si vedrà. Oh no, il bosco delle illusioni. La foresta delle illusioni. Qui ci sono già due strade. Bellissimo livello, però. I miei preferiti. A parte che c'è il torcibruco che mi ha fatto sempre straride come nemico. E poi... Cioè, boh.
questo livello. Guarda che bello, quegli alberi che rompono il cazzo. Che ti istruiscono la vista. Qua c'è Yoshone. Ah, porco due. Non scappare, sai. Non scappare, merda. È andata così. Palese che è qua la... intanto sto cercando di capire dove è il segreto, raga, perché sicuro 100% che è da qualche parte qua. C'è qualcosa di infame, 100%. No! Ah, già, Poponzolo. Beh, intanto finiamo il livello normale. Eccola la chiave. Oddio, c'è la serratura lì. Bella vistola. Beh, ma basterà planare. Ah. Sì, ma vai giù. Vai giù, bastardo. Dai, era facile allora. Stavo peggio. È il potere di gonfiarti come un culo. Eccoci qua. Ci voleva. Ci ha fatto una bella cappellata. Ce la porta lassù. Ecco qua. Fermati. Fermo anche te. Ok. Sul game. Oi. Se vero mi ricorda il gioco della famiglia Adams. Quello dove c'era tutta la villa da esplorare. Assurdo quel. A te entra però. Chissà. Vabbè, lasciamo perdere per ora. Ok. Che stronzi. Lasciatemi in pace per favore. Bastardi infami, figli di puttana. Perfetto. Forse sarà il caso di levarsi da coglioni, Dario, che dici? Ipotizzo, eh. E uccidetemi allora! Come Salvini, processatemi! Porco due, aspetta. Dai! Oddio. Ah, proprio così? Ok. Io vado di qua. Poi vedete voi, raghi, amici. Godo! Grazie Edofant, grazie che fuoco, benvenuto Cibu e grazie a Lucky ancora per poco. Ah no, Lucky vivo ancora per poco, va bene. Grazie Xir per lavorare. Concentrati. Poca roba. Eccoci, eccoci, eccoci. Altro livello rosso. Che palle. A parte che c'era anche un giro pesca in questo mondo, mi ricordo. Lo prendo io. Bravo, dare complimenti. Sei veramente un grande, posso dire. Bravo, anche qua, è stato bravo. Quanto mi rompe il cazzo lui, ti giuro. Godo. Non so come mai sei così stupido nella vita, proprio. Dai, su.
Partilo subito, mi raccomando. Esatto. Proprio quello che ti ho chiesto, quello hai giustamente eseguito. Ecco qua. Mannaggia te. Grazie, che fuoco. Vai, grazie di cuore, ti esce, sono un botto. Grazie davvero. Ehi là, fermo. Questo mi sa che me lo devo portare dietro un pochetto. Ho questa impressione qua. Non so per cosa, ma voglio scoprirlo. Forse questa roba nasconde una porta. A parte che questi sono brocchi distruttibili. Non lo so. Non se ne viene più a capo, mi sa. Siamo mai arrivati a 15k normali. Grazie a Canito Rico per i due gift e grazie a Birone 18. Quindi arriviamo. Allora, facciamo una cosa. Intanto finisco questo livello. Lo finisco normalmente. Io ho già fatto tutto. Yoshi, non digerisci più. Sto mangiando come un cane. Qui già c'è il palloncino. Oi oi lui. Tira qualche martello, mi raccomando. Perfetto. Anche i denari, i denari. Allora, questo ragazzi è rosso perché c'è questa strada qui e poi quella che lo fa procedere avanti. Però, si vede, si chiama Foresta delle Illusioni 4. Questo è il 2. Secondo me a un certo punto torni a bomba. Vediamo. I tombi l'ho giocato. Ho letto che vibes ti trasmette. Quanto li odio i livelli acquatici, ragazzi, veramente. Quelli in 3D sono un po' più affascinanti perché la resa che gli hanno dato è veramente stupenda. L'acqua dei Super Mario è sempre stupenda da vedere. Però, soprattutto quella dell'Odyssey. Però, Maremma, Troia. Anche di domani lo dico. 3D World. Non mi viene a mente. Mamma mia, se lagga. L'ha fatta veramente bene. La ricordo. Cioè, mi ricordo di. Appena penso a Super Mario 3D World, penso subito ai livelli in groppa annessi nell'acqua. È pesante il gioco, ci vuole la 4090, mi sa. Grazie Murrick, grazie. Ma le monete non servono per fare il 100%, ragazzi. Non è come in New Super Mario World. E che c'è secondo voi? Non ce l'ha bisogno. Ma raga, ma che cazzo? Non ci voglio credere. Vabbè, non me ne frega nulla, dai, andiamo. Un'altra porta segreta. Aspettate un attimo, raga. Ok, comunque secondo me non è detto che sia Ganondorf il cattivo. Tutto qua. Secondo me potrebbe essere Mortifer, appunto il Demise. Cioè il re dei demoni che ha cercato di rubare la Triforza in origine. Che ha maledetto Link, la sua stirpe, Zed, la sua stirpe. Le sue incarnazioni. Ecco qua.
Perché comunque ci sono tanti indizi. Innanzitutto, i guardiani, questa roba qua tecnologica. Secondo me potrebbe essere anche ricollegata al mondo del crepuscolo. Perché se vi ricordate, ancestrali. E il braccio di Link nel trailer, soprattutto una certa scena, mi ha ricordato molto le atmosfere di Twilight Princess, in particolare del mondo del crepuscolo. E la cosa che mi ha fatto un po' strano è il fatto che loro abbiano detto sì, Breath of the Wild si collega effettivamente alla timeline in una maniera semplice. È l'ultimo capitolo. Ecco, ho perso tutto in un men che non si dica. Perfetto. O parlo, ragazzi, o gioco, un casino. Si collega alla timeline in maniera semplice, ovvero è il capitolo che si posiziona in fondo alla timeline. E giustamente Fan hanno detto, sì, ok ragazzi, ma in fondo a quale timeline? Perché la timeline di Zelda è tripla, è tripartita, no? Diciamo, al posto delle tre dee che sono tornate in cielo, è stata creata la dea Ilia, che è la dea che, o Aya, insomma, chiamatela come cazzo vi pare, che è la dea che preghiamo anche in Breath of the Wild, no? Per farci dare il portavigore e il portacuore. Insomma, è una dea che ricorre continuamente nella saga. E, insomma, lei è tipo Gesù, cioè è stata incaricata, è Dio in terra che dovrebbe proteggere Hyrule. E si può incarnare, infatti si è incarnata in Zelda, nella Zelda di Skyward Sword. E praticamente è incaricata di proteggere la Triforza, poi insomma... la dea Ilia sigillò il demone Mortifer, che voleva la Triforza ovviamente per far invadere il mondo dai demoni, e l'ha sigillato in un tempio insieme a dei resti della Terra che ha sparato in cielo. E questi resti ovviamente sono il mondo originario di Skyward Sword. Ecco, per esempio, secondo me qui c'è un'altra alternativa. Secondo me il trick è la P. Cioè c'è la P da qualche parte che serve. Forse è questa la strada. Forse però mi serviva quello, eh. Non saprei, ma il mio istinto mi dice... mi dice questo. Però, vabbè, vediamo, dai. Ecco, ecco dov'è. Guarda! Forse qua su? No. Guarda, guarda che stronzo, guarda. Maremma puttana troia impestata morta. Sticciata la poster. Che scemo, non avevo pensato subito. Godo. Andiamo, dai. Che figata. Madonna, è un trip. Che ti viene l'epilessia con quello sfondo che si muove così. Sì. Pace, vabbè. Ah, peccato. Aspetta, faccio così. Vabbè. Ok. Effettivamente può essere comodo il fiore qua, eh? No! Dio, Chris, che stronzo. Ripeto, mi fa venire mal di testa questo sfondo, maledizione. Codo? Oddio! Ok, forse si prende il vitozzo. No! Guarda che... ah già, ma non ci sono strade alternative. È vitozzino però. Dove mi porta? Oddio, si esce di nuovo dalla mappa. Guardalo! C'è la fortezza segreta della foresta. Sarà simpatica sicuramente questa fortezza.
Oh oh. Madonna, ragazzi. Voglio aspettarlo qui, vai, il tronco. Ehi. Mica se hai schiacciato pulsanti, se il gioco ti premia parecchio, eh. Ecco qua. Porco Giuda che liscio. Oh, non è finito. Mamma mia, che liscio. Ma mi tirano le cose addosso direttamente, ma... Ho capito. Non vedo cosa c'è sotto. Ah, così direttamente. No, c'è entrato in pieno. Ok. Ma dai, ma che stronzo. Pensavo rimanesse sopra. Ciò però, vabbè, è andata. La lama qua. Fa così. Ok. Questo è da fidi puttana veri. Guarda questa cosa qua. Guarda questa cosa. Lo sapevo. Fanculo? Punto interrogativo. Ok. Ok, allora ragazzi, adesso bisogna arrivare di là. Se c'è qualcosa davvero, non lo so. Purtroppo è una fortezza, quindi non... Beh, dopo vediamo, eh. Secondo livello della Star-Lord. Serve Yoshi qua? Mamma mia che... No, questo non vuol dire nulla, non è successo niente, però vabbè. Si farà senza. Si potrebbe anche volare e skippa tutto, eh. Però... Dragonhead, pensi che funzioni? Ma ancora nel 2023? Insomma, dico di no, eh? Qui si può entrare? Drago, first try senza Yoshi, dai. Suka. Ah, no, no, non mi fa più andare nel livello. Non lo posso più giocare. Chissà cosa c'era di là. Forse delle vite. Una luna c'era? Ok. Aspetta. Forse è questo. Perché è rosso questo, raga. Aspetta un attimo. Dio Cristo, serio? Maremma troia. Ah, qui. Questo me lo ricordo che l'avevo preso. Aspetta, che c'è un tubo. Se riesco a raggiungerlo. Quello non l'ho mai preso sicuro. Uff. 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 Stai
Star World 2. Qui mi sono perso il primo. Dove? Credo almeno. Occhio a Dario. Bello Yoshi. Era lo scovo. Ma quindi ogni Star World c'ha una strada alternativa? Ora ragazzi mi hanno... Lo Star World 1 l'ho perso o no? Mi fai scoprire innanzitutto se ho perso quello, poi vedo le alternative. Questa è l'unica lineare, effettivamente. Forse mi porta giù. Proviamo, cazzo ce ne frega. Proviamo a fare un'altra cosa. Mi sembra impossibile, però ci si prova. Ah, ma... Codo, forse? Forse godo? Forse godo? Un boss segreto? Oddio! No, merda! Sì, è merda. Fermi, 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 fermi. Ok. Un boss segreto. Si gode. Ganzissimo. Grazie Dotto Zoe per Federico, iCat e G Dorian. Però c'è la Star Road 1, dai, per forza, ragazzi. Eccola! Minchia! Chissà dov'è qui l'uscita segreta, guarda. Immagino già la simpatia dilagante. Fermo, fermo, fermo. Belli sono, è bellissimo. Cercando di capire. Già dove possa essere l'uscita segreta, vabbè. Grazie Speedwagon, Dawson, Pistocchio, Shadevan e Pastella alla birra. Questa è l'uscita normale. Devo palesemente rompere tutto e cercare. Sì, ma dove rompe tutto, capito? Quello è il problema.
Come fai a vedere il rosso se sei daltonico? Questo però è da infami, secondo me. Oh! Questa l'avevo trovata, questa no. Godo. No, forse l'ho già trovata la nuvola. Guarda, amici, guardate, amici, l'ho già trovata. Guardate, amici. Grazie Andrea, grazie di Coltrano, Peppe e Monti Fabio. Qua non l'ho trovata però. Credo, no? No, qua no. Qui deve essere in basso, da qualche parte stronza. Sicuro. Sicuramente l'hanno nascosta. Eccoci qua. Quei defi... vedi come sono bassi questi funghi. Devo osservare bene. Eccoci. Ciao Yoshi. Allora, vediamo un po'. Comunque è bello che aggiungano sempre i tamburi. Ecco qua. Ciao Yoshi. Alla prossima. Grazie. Arrivederci. Ok, no? Più baby Yoshi, dai. Che coglione. Ok. No. Lo stracazzo è. Ehi. Qua sotto. Ehi. Eccola. Mi serve un guscio però. Minchia, questa la becchi solo con i pulsanti. Geniale, bellissimo. Minchia, che bello riaggiornare la memoria su tutto, come godo. Vai! Grazie Manuel Bruni, benvenuto. Mi manca solo questo. Ok, già qui mi sa che... appunto. Qui già. Ok, qui bisogna aspettare mi sa un po'. Beh, me lo tengo per dopo, eh. Vabbè, tanto finiamo... siamo arrivati qua. Mi memorizzo questo e poi vediamo. Che secondo me è qui da... ma è merda. Qui da qualche parte. Sì, ora un tubo c'è. Oddio, è qui. Guarda dov'era. Cotto. Grazie il Casp, grazie Luca, grazie Simplifred, grazie Otto, Raffaele, curo, scuro, curo. Lolo, secondo me... quindi qui devi trovare per forza la strada segreta, che sennò ti faceva fare il giro dell'uovo. Perfetto, figo. Andiamo. Oddio, no, questo no. Questo me lo ricordo molto bene. Mi sono scordato quasi tutto di questo gioco, ma questo no. Ecco, questa striscia di cubi semoventi è lollo. Eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo un'altra lì.
Ah, si butta proprio, ok. Occhio, Dario. Ah, è stato di Bowser. Bowser Junior! Dammelo, dammi. Ok. L'ho sostenuto stretto, raga. Top. No, era il Bowser. Ok, che cazzo se lo ricorda questo come... Ah! Oddio, è vero, fa le stomps. Ok. Ma si incazza lui, eh? Rischiato. Godo! Finalmente, così anche salvo. Grazie a Nenno, grazie a Sluk Laghetto per il gift. Bellina, tutte diverse. Chocolate Island. Pronti? Ho finalmente un livello lineare. Chocolate Island. Dinosaurs. Aia! Stavo per farmi il culetto, pipì. Questo lo prendo io, Stomper. Ehi. Qui si ride, mi sa, raga, eh. Si inizia a ridere, a fare tante risate insieme. Ehi. Ah. No. Il bad Jagbine. Ehi. Oh. Oh, Dario. A che fai, eh? Ma che dici? Aspetta. Di qua, mi sa, eh. Ma che fa? Ma che dici? 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 Fuoco, 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 papà, 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 papà. Madonna, che culo! Ma che è successo? Grazie Francesca. Grazie Elix Reddit. Grazie Piccio, grazie. Grazie mille. Sai che qua ci sono due uscite, eh? No, Stomper! Sì, però, Dio. Dio di Dio. Dai, l'altro le fiamme, vabbè. Cioè qui, se voli, l'hai avuta. Proprio finita, cioè. Va bene, amici. Ma poi c'è una curva di difficoltà sempre presente. Cioè, aumenta sempre di più. Ci sta. Oh, già, questi sono i blocchi, vedi, ti seguono. Blocchi fantasma. Ok, lì c'è una porta. Totti. Mi sa che... Vabbè, era meglio conservarsi... Però se me lo porto? Che dite? Non so se ci arrivo vivo, ma comunque ci si prova. Fermo lì, fermo che c'eri? Thank you.
Godo, mi sa. Mamma, 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 Marco! Grazie, vinci 92. Non so se era... era la strada giusta o... Qui ci sono due uscite, per esempio. Ok. Madonna, quanti percorsetti. Oddio. Ok, posso passare? Posso vedere? Shantibus. Ah, ci ha perso. Fermo. Andiamo di qua. Oh, Marema Maiala, su. Ci mancava anche lui, va. Non l'ammazza che non voglio rotture di cazzo, voglio esplorare. Cioè, voglio esplorare, voglio scoprire se c'è... Vabbè. Dario, Dario, Dario. Porco giù. Niente, checkpoint. Quanti ce ne sono? Oh oh, la piuma. Voglio, mi sa che vogliono comunicare qualcosa. Una chiave? La chiave. Volevo di io, però ho detto no, no. Questa è la strada segreta, la strada normale, qual è? Scusami. Le monete che raccogli o il tempo rimanente può cambiare il tuo progresso. Ah, praticamente quindi a seconda delle monete che raccolgo e del tempo rimasto mi cambia l'uscita. Quindi ho fatto l'uscita segreta perché sono andato bene. No. Rush al contrario, ho già rushato e mi ha già dato l'entrata segreta, che credo sia il premio più ambito. Per il premio normale penso che tu debba metterci di più. Di più. Oh, così? Peggio di così non potevo andare. Vediamo. Sì, è cambiato. Vedi, cambia l'ultima parte di livello, ho ragione, Dio Cristo, perché non mi date mai retta? Se nell'ultima parte di livello c'è la chiave. Minchia, di... è stronzissima l'ultima. Ok, è andata. Ok, questo è quello normale. Ok, anche esso ha due uscite. Beh, intanto facciamo il secret. Tudum. Oh, mamma mia. Già non mi piace come sta andando questo livello, eh. Quanto mi inseguono le palle. Oh. Ehi, ehi. Mannaggia, ragazzi, veramente. Godo. Mamma mia. Oi. Tira la moto.
se mi spaventano, se... appunto. Ecco qua. Fermo. Ho paura delle buche, Dio Cristo. Quello crolla, guarda, guarda. La parte crolla, vaffanculo. Sì, tutto insieme, la polenta, vi. Vabbè. Ma basta, ragazzi! Ma che problema avete oggi, eh? Grazie Cipoco. Dio Prime per abbonarvi, grazie a questo canale, ragazzi. Dove ti porta? Ok. Direttamente da Wendy ti porta. Perché? Ti porta. Oi, 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 oi. Si inizia, vai, si inizia con le... con... i livelli rage. E via, vai. Meno male. Grazie, eh. Vabbè. Grazie, grazie mille. Dai. Cristo. Oh! Ecco Wendy. Di merda. Beh, le fiamme non rompono per nulla il cazzo. Colpettino. Due colpettini. Ah! La valla spacca qua, raga. Ah, meno male, va. Oh, Dio santo. Va bene. Bella. Lo cancella. Grazie Aine, grazie Findellone. Ok, qua mi sa che se... qua si va direttamente alla base di Bowser, quindi... ok. Ho dato salvato. Nel caso riparto la... da... tac.
proviamo a farlo con una vita sola. Fa un tentativo. Ecco qua, due vite, al volo. Vedi nelle nuvole. Ok. Orda. Apriamo le due. Ci ridà. Perché no? Non perdere, però. Facciamoci un'altra vitozza, vai. Oh, top. Aspetta, fammi vedere. Qua c'è. Oddio. Che figata! Grazie Mr. Hotbreads e Matfix. Forse era questa la strage, non so. Aspetta, fa così. Grazie Lorenzo. Sì, erano due strade davvero. Ah, minchia. Che troll. Anche lì ti obbligavano a selezionare. Minchia, ragazzi. Un'altra fortezza. Un'intermedia. Non una fortezza importante. Anche questa però sembra simpatica. Ecco qua, appunto. Questa è un po' la vecchia maniera, con le fiamme che ti arrivano nel volto continuamente. Io mi... Ehi! Preso in pieno. Dario! Da dove arrivavano? Vai, Tom. Ah no, ti ammazzavano qui. Ecco qua. Perfetto. Ok. Ah, belli i pulsanti che me ne hanno bloccato uno. Godo. Ok. Perfetto. Godo. Godo. Ehi, merda. La piuma? Piuma gratis così. Strano. Vabbè, magari per il boss. Ancora. Questi sono riciclatissimi, cazzo. Ci sarà altro, ragazzi? No, dai. Qui non c'è strada alternativa, quindi andrei diretto. Piattaforme così simpatiche, comunque. Quante vite? Minchia. Ah, ok. Vabbè. Prendiamolo, non si sa mai. Da qui proprio andrei, lascerei male, eh. Le mega talpe.
merda! 100 proprio. Coraccio. Oh. Ehi, danne. Peccato che non si vede un Mario Bros. Nuovo dal 2013. Sono inventati Mario Maker e hanno fatto lavorare la community. Hanno trovato il modo migliore per far moddare Mario, ovvero farti costruire i livelli. E non credo che a Nintendo piacciono molto le mod, quindi hanno detto, perché non fare questo? Dato che c'è gente che fa solo quello tutta la vita, cioè creare mod di Mario, facciamole noi. Ufficializziamolo, cazzo. E hanno fatto... Hanno fatto una bella giocata, ragazzi. Ora, soldoni non lo so, perché non so quanto ha venduto Mario Maker e Mario Maker 2, ma sicuramente non è andato male, ecco. Vabbè, ciao Yoshi. Non è detto, Stefan. Ok, qui abbiamo fatto. Raga, c'è l'ultimo mondo, mi sa. Tra un po'. Ah, qui c'è la barca. Mamma mia, raga. C'è la barca affondata, il relitto. Che figata di livello. I fantasmi sott'acqua, sono riuscito a mettere. Simpatico, no? Non trovate, ragazzi? Per me sì, proprio simpaticissimo. Bellissima anche questa idea, però. Ok. Fermi. Fermi, ho detto. Fermi. Dai, dai, riesci. Oddio. Perso tutto, incredibile. È tutto perso, sono riuscito a perdere tutto. Tutti i bonus, tutte le cose. Oddio. Ecco il tesoro. Il tesoro nascosto. Che dovrebbe aprire la base di segreta di Bowser. Eccola. Grazie Vagan, Tollerio, Kale Fish e Leader. Godo. Salviamo e l'ultimo mondo lo finiamo domani, ragazzi.